Anche Papa Alessandro VI finirà per credere in Dio. Ascolto. Il tuo cuore, Parigi, i nuovi boulevard odorano di gelsomino e benzina. Non odi un cuore, è puro, è indegno. Indegno, signore, indegno, odioso, infame. Qualcuno dei vostri sudditi, lo sapete, don Alfonso, si è divertito a mutilare il nome di vostra moglie, il mio nome, scolpito sulle mie armi di famiglia, sulla facciata del vostro stesso palazzo. E tutta la plebaglia di Ferrara, che è la più infame del mondo, ride, se la spassa e mi copre di ignominia come se fosse esposta alla gogna. La cosa è stata fatta in pieno giorno, pubblicamente. Da chi? Da chi? Chi è il temerario che ha osato fare del mio nome un cartello di ignominia? Davvero la vostra città mi riserva una bella accoglienza, don Alfonso, e voi ve ne state lì, sorridente e tranquillo, mentre il nome di vostra moglie viene trascinato nell'etame. Io sono stanca, stanca, ed esigo una riparazione. Ve lo dico a chiare note, preparatevi a fare giustizia. O forse credete che chi sposa non debba anche essere cavaliere? No, signore, no! Chi sposa protegge, chi dà la mano, dà il braccio, ci conto! Ogni giorno c'è una nuova ingiuria e voi non vi scomponete neppure, ma forse credete che il fango che mi gettano a zozzo non insaccheri pure voi, don Alfonso, per Dio! Ma infuriatevi un po', che vi vedo una buona volta andare in collera per amor mio! Siete innamorato di me, ma siatelo della mia gloria. Siete geloso, ma siatelo della mia fama con la mia dote. Ho raddoppiato i vostri domini. Ho portato al matrimonio non soltanto la benedizione del Santo Padre, ma quello che conta molto di più sulla terra: Siena, Rimini, Spoleto, Cesena, Piombino, e più città che castelli, e più ducati che baronie ho fatto di voi. Ah! Di voi! Il più potente gentiluomo italiano. Non mi pare una buona ragione per permettere che mi insultino, mi scherniscano, peggio dell'ultima sguattera dei vostri stallieri, disprezzata, mostrata dito a tutta l'Europa. Io ve lo ripeto, signore, esigo che il colpevole sia ricercato e punito in modo esemplare, o me ne lagnerò. Con il Papa o con il signore di Valentino, mio fratello, che è qui a Forlì con 15.000 soldati. Valutate voi adesso se vi pare o no il caso che vi scomodiate ad alzarvi dalla vostra poltrona. Signora, il delitto di cui vi lagnate mi è noto. Come? Sapete tutto e il colpevole non è stato ancora scoperto. Il colpevole è scoperto. E perché non è stato arrestato? È stato arrestato, per Dio! Signora. Se è stato arrestato, perché non è stato ancora punito? Lo sarà. Ma prima volevo consultarmi con voi. Avete fatto bene. E dov'è? È qui! Ah, è qui? Sapete, signore, si tratta di un delitto di lesa maestà e questi delitti esigono sempre che cada la testa che li concepisce, la mano che li esegue. Dov'è? Voglio vederlo. È facile. Chiunque sia, anche della vostra stessa casa, anche della vostra stessa famiglia, voglio la vostra parola di duca coronato, che non uscirà vivo di qui.
La mia parola, signora, ve la do. Capite, signora? Ve la do! Bene! Bene. E adesso fatelo venire. Voglio interrogarlo. Gennaro! Come?